Si ferma a 5 di fila la striscia di vittorie consecutive dell'Orlandina che cade sul parquet di Orzinuovi per 92-86 al termine di una gara in cui era addirittura andata sul più 17 prima di soccombere sotto i colpi di Miles e Hollis. Una gara dai due volti per i paladini che comandano il match per 30 minuti cedendo il passo ai padroni di casa in un ultimo quarto da 27-13 in cui per i biancoazzurri pesano le assenze e la stanchezza. Oltre ai lungodegenti, Bellane e Tintori, infatti, coach Sodini ha dovuto fare a meno anche di Abdel Fall, rientrato in Sicilia ieri mattina in seguito alla nascita del figlio secondogenito. Non credo che ci sia molto altro da dire dal punto di vista tecnico, perché non è stata una partita priva di errori, però è stata una partita assolutamente giocata da due squadre vive che avevano voglia di onorare anche una classifica probabilmente inaspettata all'inizio della stagione e hanno provato a giocare a pallacanestro. E quando io parlo di provare a giocare a pallacanestro è provare a produrre gioco, provare a avere iniziativa, provare a essere anche belli a vedersi ogni tanto sui 28 metri. Qualche volta noi siamo riusciti a farlo, qualche volta siamo riusciti a farlo meno, soprattutto siamo riusciti poco in un certo momento della partita a fare cose che avevamo programmato di provare a togliere a Orzinuovi. Però diamo grande merito a Orzinuovi, oggi devo dire che io sono orgogliosissimo di aver giocato questa partita e orgoglioso dei miei ragazzi. In seguito al rinvio della sfida di domani contro Torino, con la squadra piemontese che è stata posta in isolamento per via di alcuni casi di Covid, l'Orlandina tornerà sul parquet del Palafantozzi a mezzogiorno di domenica prossima, 24 gennaio, per la gara contro Mantova.